Buonasera, presentatevi intanto. Io mi chiamo Paolo Sarelli. Io non sono qui. Stiamo provando a mandare uno streaming così provvisorio, Sì, iniziale. diciamo che si sta facendo delle prove per i nostri demo lab che si terranno dal 23 gennaio fino a metà marzo. Si fanno nell'ambito di laboratorio, idee politiche, nell'ambito del Partito Democratico, che sia un modo nuovo, diverso per sentire soprattutto le idee delle persone. Siamo un gruppo di persone più o meno giovani, io sono quello più vecchio però, che abbiamo messo in piedi in questa. Questo sistema diverso, quello lì. E questa piattaforma per ora da cosa è formata? Dunque, la piattaforma è formata da un blog che è diviso per temi. Ci sono, diciamo, spiegato in maniera sintetica di quelle che possono essere le regole della discussione. C'è una pagina Facebook per interagire e un account Twitter, anche lì diciamo interagire. C'è anche una diretta Twitter, cioè, in questo laboratorio oltre a essere prevista una diretta streaming è prevista anche una diretta. La cosa diciamo divertente è che questi laboratori si faranno un po' per il territorio. Quindi cominceremo con la sala di educazione a Scandinavia, dove si parlerà di urbanistica e di assetto del territorio, per andare poi in una conciliazione nella zona industriale di Pontello, dove si parlerà di lavoro, poi continueremo con le altre che dobbiamo diciamo, un po' definire. E questa diretta provvisoria, questa diretta di prova streaming, sarà riproposta anche durante questi incontri. La diretta streaming sarà un Se elemento. riusciamo tecnicamente. Se riusciamo a superare la prova di questa sera, sarà una delle cose, sarà uno degli aspetti degli incontri. In realtà l'idea principale, la diretta è importante, ma in realtà l'idea principale è quella di lasciare la memoria di chi parla. Quindi spesso si fa gli incontri, si fa delle riunioni e poi non rimane memoria se non documenti di sintesi che estrapolano al meglio un po' quello che è. E quindi insomma ci sembrava interessante questa. Quindi insomma, un contenitore ampio, diversificato, che deve essere riempito con dei contenuti importanti, con dei temi importanti, Sì, allora, già parlato. diciamo, in questo periodo servirà a mettere in piedi una piattaforma per raccogliere idee e fare proposte. Partiremo da dei documenti che abbiamo già elaborato come input. Questi documenti sono già presenti nel blog, perché Sì. Fiuccia ha fatto una sintesi. Ci sono anche documenti. Quindi chi vuole già leggere i documenti elaborati durante la conferenza di metà mandato e vuole prepararsi, oppure vuole dare dei contributi aggiuntivi, può già farlo. Dopo ci sarà appunto il laboratorio, quindi la sera in cui parleremo di questi temi e cercheremo di individuare nuove idee, nuove strategie per il territorio. E poi ci sarà un ulteriore lavoro finale di sintesi, che dovremo mettere insieme le proposte iniziali, le proposte del laboratorio e poi dovrà essere fatto. Sì. Ah, prego, prego, prego. C'è un'altra cosa che se ci vogliamo fare, cioè questi documenti saranno sintetizzati con delle schede introduttive, cioè ogni serata avrà una scheda video introduttiva che cercherà di introdurre quelle che possono essere gli elementi. Beh, io non ho altre D'accordo. domande, diciamo. Ah, mi presento, chiaramente sono Filippo, non mi vedete, sono dietro
gli schermi, alla regia, e spero di potervi supportare a voi che ci sentite nel modo più opportuno possibile, in modo da far sì che quei contenuti di cui parlava Paolo, quelle cose di cui parlava Paolo, possano poi essere fruibili in tutti i modi al 100% sulla rete e su qualsiasi altro mezzo di comunicazione. Vi diamo appuntamento al prossimo streaming. Cosa che sarà il giorno 23 gennaio, la celebrazione alle 9:15. Salutiamo il primo teleascoltatore che sta verificando se la trasmissione funziona, che è Simone Giglioli, che ci sta ascoltando non so da quale posto della Toscana, ma lo salutiamo e ci vediamo. Ciao Simone. Ciao. Comunque, un saluto a tutti. Questo video sarà, con i dovuti tagli, messo online su YouTube e fruibile da tutti. Consultarli sul blog. Sì, poi con un lavoro di editing metterò anche tutti i link al blog e a tutte le nostre piattaforme social per renderci più, come si può dire, arrivabili, nel senso essere più riconoscibile da tutti e da chiunque voglia contattarci e portarci una propria esperienza, un proprio consiglio, una propria idea. Grazie.